Due preziosi volumi miniati della Biblioteca Trivulziana hanno lasciato temporaneamente Milano in questi giorni per raggiungere Verona, dove saranno esposti dall'11 giugno al 3 ottobre nella grande mostra Tra Dante e Shakespeare, allestita al Palazzo della Ragione, uno dei luoghi più significativi di una grande mostra diffusa organizzata dal Comune di Verona in occasione delle celebrazioni dantesche del 2021. Nel fervore del cantiere di allestimento della mostra abbiamo raccolto le parole del direttore dei musei di Verona, Francesca Rossi. 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, i musei civici di Verona organizzano una grande mostra diffusa in 21 luoghi della memoria dantesca a Verona. Tra questi luoghi ci sono anche delle sedi museali, Castelvecchio e Palazzo della Ragione, che era l'antico Palazzo del Comune. Qui ci sono degli approfondimenti in tappe espositive che raccontano che cosa è stato il rapporto tra Dante e Verona e l'eredità che Dante ha lasciato a Verona. Come immagine guida, come immagine coordinata della mostra, è stato scelto uno dei disegni di Sandro Botticelli per Paradiso 2, che rappresenta Beatrice guidare la filosofia, insomma guidare Dante nell'esilio, e qui che a Verona negli ultimi anni si è concepita anche buona parte della commedia. Abbiamo sentito in sottofondo i tanti rumori delle maestranze impegnate nell'allestimento, falegnami, elettricisti, facchini. Ma nel cantiere di una mostra sono all'opera anche tutti coloro che si prendono cura dei dipinti, delle sculture e dei libri destinati all'esposizione: conservatori museali, bibliotecari, restauratori. La Biblioteca Trivulziana vi dà appuntamento a Verona nel segno di Dante.